E Gina Gioia è il nostro vicepresidente, è una donna di grande spessore, e la commissione sulla convergenza culturale, e torniamo sempre poi alla parola cultura che è ridondante, come la vogliamo valutare, che sia cultura politica, che sia la cultura dell'arte espressa nelle poesie di Pierpaolo, che sia la cultura di rottura, di salto in avanti che porta la nostra Roberta, comunque è cultura, e per cui comunque come tale... Sanificazione. Bella parola, anche perché una cosa, mi avvicina all'amico Mottera, si può fare politica, si può fare una battaglia senza bisogno di urlare o di dire insulti o parolacce, non si è meno incisivi o meno forti o meno combattivi se si combatte con un vocabolario corretto, con un glossario, con un abbecedario della politica giusta. Gina, ti passo la parola e già che sei l'ultima a parlare, si aggiunge anche delle conclusioni, perché potresti riassumere un po'. E ovviamente chi vuole parlare sì. Non si scrive. E dopo la gente chi si vuole scrivere a parlare? L'amico Mottera non si vuole scrivere a parlare. No, non sto scherzando. No, Fabio è scritto. Fabio Via e Marconi avevano chiesto. Cioè, vabbè, lo davo per scontato. Dunque, dopo. Buonasera di nuovo e grazie per essere rimasti. Dunque, le commissioni che noi abbiamo fatto e abbiamo istituito, in realtà, oltre ad occuparsi chiaramente di temi di scottante attualità, come si dice insomma, normalmente, in realtà ognuno ha scelto di far parte di una determinata commissione seguendo le proprie inclinazioni, la propria sensibilità, anche se poi molto spesso quando decidiamo chi deve essere in una commissione, chi ne... tutti vogliono far parte di alcune commissioni e quindi poi dobbiamo limitare, per cui sì, farò così con questo e quindi questo per dire, nonostante abbiamo formato delle commissioni in cui alcune persone fanno parte di alcune commissioni, altre fanno parte di altre commissioni, in realtà ci sentiamo accomunati tutti a tutte le commissioni e in realtà tutti abbiamo espresso, mi sembra, la sensibilità per tutte le commissioni che abbiamo costituito. Ora, un tema che non può prescindere né dalla politica, né dalla cultura, né dalla nostra vita personale è proprio il tema della confluenza dei popoli. Do termine che diciamo locuzione che abbiamo coniato l'altra sera insieme ad Antonio Motteran e a Fabio Ghia, due dei membri della commissione. Della commissione fanno parte anche Elisa d'Ippolito e Pierluigi Marconi, volevo dire i nomi di tutti, insomma, così Giovanni da non far. Giovanni Pirri, scusate, che no, scusate, è Giovanni Pirri, l'ho dimenticato perché l'altra sera poverino si è ammalato e quindi non ha potuto partecipare. Ora, i temi che tocca la confluenza dei popoli, quali sono quelli che noi abbiamo cercato di individuare quantomeno? Quello della, almeno ne dirò due perché poi sarebbe altrimenti troppo lungo, quello dell'identità e quello della paura. Identità che è la nostra identità quando riceviamo queste persone che vengono da fuori e la loro identità. Queste due identità si scontrano a volte, soprattutto quando si tratta di identità molto forti. Ora, come sappiamo, ad esempio, i musulmani hanno un'identità molto forte e quindi quando vengono in Europa si scontrano spesso con la nostra identità. Ora, sulla nostra identità ci sono varie ipotesi. Una potrebbe essere: abbiamo un'identità forte, la vogliamo conservare forte. Un'altra potrebbe essere: la nostra identità non è tanto un'identità così forte, per cui può benissimo convivere e mescolarsi
con l'identità di persone che arrivano nel nostro paese. In realtà qui non è un problema di se lo facciamo, ma il problema è come farlo. Mi spiego. In realtà la confluenza dei popoli non è un processo che noi possiamo arrestare, nessuno lo può arrestare, nessuno. Anche se venisse un nuovo dittatore non potrebbe arrestarlo. Queste persone non stanno bene nei loro paesi e vengono da noi. Noi l'abbiamo fatto prima di loro e c'è sempre stato nel mondo. Le persone confluiscono dove si vive meglio o dove si pensa che si viva meglio. Questo poi è un'altra parentesi che è meglio non aprire, insomma. Però, come più volte ha suggerito Fabio, per esempio, diceva: ma noi facciamoli venire, loro si rendono conto, se poi se ne vanno. Tant'è vero che, come ben sappiamo, la maggior parte delle persone disperate che arriva in Italia transita per andare altrove. Bene, la paura, appunto, è il problema, che noi abbiamo paura. Qui Pierluigi Marconi mi scuserà se dico sciocchezze, insomma, spesso noi quasi sempre abbiamo paura di quello che non conosciamo. Siccome queste persone non le conosciamo, e siccome noi pensiamo, noi italiani siamo maestri in questo, di essere sempre i migliori, i più bravi di tutti, ma non come popolo, come singoli, no? Noi siamo, pensiamo tutti di essere dei piccoli Gesù Cristo, nessuno può essere meglio di noi, e questo ce lo spiega anche, secondo me, il sistema politico italiano, un tratto dell'italiano, dell'italiano, esattamente. Non si spiegherebbero altrimenti tutti questi partiti politici esistenti in Italia, se non il fatto, se lo spiega il fatto che ognuno pensa di essere meglio dell'altro e di avere una testa che pensa più di quella dell'altro. Questa è la cosa. Ma noi, nel nostro piccolo, vorremmo cercare di cominciare a pensare in maniera collettiva. Questa è l'idea sempre di Pierluigi Marconi, di questa intelligenza collettiva, di pensare insieme per raggiungere un obiettivo, non ognuno per i fatti suoi, pensando ed essendo diciamo presuntuoso nel pensare che pensa meglio degli altri, questo lo sottolineo, ma cercare di dialogare, di venirsi incontro e di trovarsi tra di noi, prima di tutto, così anche per cominciare a imparare, anche per dare l'esempio, e con quelli che sono fuori, con quelli che sono fuori da qui e con quelli che arrivano e vengono verso di noi. Allora, però, quello che è emerso dai nostri incontri è che, secondo noi, a noi sembra giusto, che ci siano dei punti fermi. E cioè, noi viviamo in un certo sistema, sono state fatte delle battaglie per raggiungere, per conquistare certi diritti, e a questi diritti non ci sembra giusto che dobbiamo rinunciare in nome di niente e di nessuno. E cioè, se noi abbiamo una Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, se noi abbiamo dei diritti umani di cui si parla, abbiamo una Corte Europea dei Diritti Umani, non possiamo permettere che alcune persone sul nostro territorio violino questi diritti. Quindi la nostra proposta di discussione è proprio questa. Vogliamo, chiaramente, vogliamo e dobbiamo dialogare, ma questi sono i nostri punti fermi. Ci sono delle regole che non possono essere superate da nessuno. Dopodiché ragioniamo. Bene, chiaramente non siamo così, pieni di noi stessi, e sappiamo benissimo che tutto ciò è molto difficile da realizzare. E di qualche giorno fa
notizia, o insomma si è discusso di questa faccenda, che in Inghilterra, dove molte città, addirittura gli stranieri sono più della metà rispetto agli inglesi, e in molte comunità hanno scoperto che non vengono mai denunciati crimini, quindi hanno dedotto che in queste comunità hanno addirittura dei loro tribunali, quindi hanno ci sono degli stati all'interno dello stato. Bellissimo, quindi capiamo bene anche insomma, noi che vorremmo l'attuazione dei diritti umani per tutti, che ci sono queste difficoltà oggettive. Ciò non significa che dobbiamo fare un passo indietro, ma significa che dobbiamo sempre fare un passo in avanti, dobbiamo discutere, dobbiamo confrontarci. Adesso chiaramente qui non c'è il tempo per parlare di queste cose, ma per esempio Antonio Mottram faceva anche una proposta, ha lanciato anche un progetto, che era proprio un progetto di discussione che coinvolgeva le parti in causa, soprattutto i giovani, perché molto probabilmente proprio dai giovani che vengono le risposte. Giovani, parlo non di diversamente giovani, parlo di giovani veri, cioè quelli che frequentano la scuola superiore, ecco, no, per capirci, proprio giovani, proprio giovani, giovani, proprio giovani, proprio giovani. Allora, a questo punto volevo dire che la nostra associazione è, per come la concepiamo, insomma, un'associazione aperta, aperta al dialogo, aperta alle proposte degli altri. E per concludere, perché visto che Fabio mi ha invitato alla conclusione, ecco, volevo ringraziare nuovamente tutti voi che siete stati presenti, volevo ringraziare, anche se sono andati via, i relatori di questa mattina, e volevo proporre che la prossima volta magari questi stessi relatori, alcuni dei quali veramente eccezionali dal mio punto di vista, molti, sì, veramente molti, eccezionali, che insomma possiamo interagire, una modalità per interagire con loro, insomma. Ecco, e quindi ad maiora, grazie. Grazie.